Sarà weekend sotto il segno della cultura e dello spettacolo, quello in arrivo a Pietrasanta, da venerdì a domenica nel cuore del centro storico, non solo anteprime, la manifestazione dedicata ai libri organizzata insieme a Mondadori. Sabato e domenica alla Versiliana il Western Show, evento dedicato alle discipline equestri ispirate all'epopea americana. Non solo anteprime, si dipanerà su 17 incontri, 23 autori e 4 location, Piazza Duomo, La Rocca, Il Chiostro di Sant'Agostino e il Teatro Comunale. Tra i nomi più attesi, Geronimo Stilton, Mario Giordano, Giulio Albanese, Vauro e Giorgio Panariello. Sabato e domenica, nell'ambito del Country and Garden Show che animerà il Parco della Versiliana con la mostra Mercato dedicata ai fiori, si svolgerà la prima edizione del Versilia Western Show. Dalle 10.30 del mattino fino a sera, gare, esibizioni e anche spettacoli per bambini sotto il segno dei cavalli americani. Assieme alle gare, che sono una cosa ufficiale, ci saranno anche dei momenti più di spettacolari, che sono quelli riservati a degli spettacoli inseriti nel mondo western. Abbiamo la presenza di un team gestito da Rossano Ranch e un indiano Alan Tacoma, che è conosciuto in tutta Italia, e faranno appunto alcune iniziative e dimostrazioni che allieteranno sia al pubblico che i più piccoli. Pietrasanta credo che possa essere un elemento trainante di tutta la regione toscana e dell'assetto fondamentale e trasversale che la Versilia offre, che abbraccia dall'industria della nautica sino all'estrazione del marmo, transitando ovviamente sul turismo, che è l'ossatura del territorio nazionale ovviamente, e quindi è un elemento in più per opporci alle sciocchezze e alle follie che qualche giorno fa abbiamo letto su quel settimanale tedesco che diceva che ci saranno i venditori che faranno esplodere le borse lungo le spiagge. Una follia dalla quale noi ci siamo opposti, stiamo proponendo querela nei confronti del Bild e siamo convinti che anche con un'iniziativa di questa caratura e livello riusciamo a contrastare questa voglia di far male all'Italia e quindi alle nostre imprese e alle nostre famiglie.